Eccoci qua, quinto piano, Yodobashi, camera umeda. Yodobashi, camera umeda, c'è qualsiasi cosa, vi ho fatto vedere il piano dove ci sono i manga, dove ci sono i videogiochi, dove c'è il piano dei gashapon, c'è veramente qualsiasi cosa e c'è anche, adesso vedete sullo sfondo, un jump shop al quinto piano. Tra l'altro vicino a... adesso mi hanno salutato, sono andato fuori fase. A Yodobashi camera umeda, poco fuori c'è il Pokémon Center. Adesso appena si entrerà nel raggio d'azione mi diranno che non si possono fare né video né foto. Intanto vediamo che c'è il gioco con dei premi e lo proviamo, di One Piece. Faremo un video in cui lo proviamo. Poi monetine, Dragon Ball le carte, e per ricevere Dragon Ball le carte facciamo un giro perimetrale. Questo è il nuovo manga, quello della pallavolo che vi dicevo, che spero che esca anche da noi, che ci giochiamo, lo leggiamo. Scusate, ma comincio a sentire il fuso. Abbiamo già gli addetti che ci seguono, che ci guardano. Mi manca Zoro. E basta. Perché oggi Palline oggi ne abbiamo... tutte complicate nella mia schiena. Allora, abbiamo il popcorn. No, cos'è? Il zucchero filato. Scatola di zucchero filato. Adesso faremo finta di non riprendere, ma invece riprendiamo. Altre palline. Il fantasma gonfiabile di Perona. No, è bellissima, solo che non ci sta mai in valigia. Qua. Wow. È bella, tazza di... a botte, di ferro. Questa non si rompa. Si potrebbe prendere. Attenzione, però è ferro, potrebbero dirti. Cazzo. Chi ci uccide? No, questa è una delle cose che potremmo prendere, poi. Il sacchettino fatto a forma di frutti del male. Io voglio i frutti del male. Ieri sera vi raccontiamo una storia, poi ricordatemi, però devo raccontare una storia sui frutti. La solita lotteria. Il box di gli speciali, perché non è che con un box fai. L'ho visto anch'io. Non si prende mai il primo perché lo toccano tutti, non si prende mai il secondo perché qualcuno potrebbe farlo pensarla con me, si prende il terzo. E questo prima me ne prendere il quinto. Il quinto, ma perché sono fissato. Allora, questo me lo prendo già, è il mio, me lo metto in testa, comprato. L'anno scorso lo volevo, sono andato nel Jump Shop a Tokyo, sold out. Io ero venuto qua con l'idea di questo cappello, mi è rimasta la voglia un anno di questo cappello. Tienilo come se fosse... questa è la stampa che ho preso l'anno scorso al Jump Shop. Ne voglio prendere un'altra, diversa. Le barche. Continuiamo da Goku. Stampa ho trovato quella, ma che c'ho già, ho già guardato. Bellissimo il quadro, 150 euro con tutte le sfide dei personaggi. Il t-shirt. T-shirt di Naruto. Le t-shirt sono belle, peccato che non abbiano la mia taglia, che è tipo XL, doppia X. Personaggi di JoJo che hanno fatto le ristampe, lo stanno continuando, dunque un po' in Italia è il manga del momento, di cui si parla su YouTube, eccetera. Parete di manga. Il Jump è uscito adesso, l'ultimo. Ho
conosco quanti. Chiediamo. No, la Coca-Cola di Franky. Allora, la prendo da bere e ci facciamo un video insieme, che bevo Coca-Cola di Franky è un sogno. Poi devo capire per imbarcarmela, se vuoi. C'è la lotteria di Killer... Attenzione Vale, attenzione. Vale, ho trovato una cosa che... Penso che sia l'ultima che mi manca del trio di quelli del sake, eccetera. Costa un botto, eh. Però... Però ero venuto con l'idea di prenderla. Non qua al jump shop. Questo non so cos'è, ma lo volevo. L'avevo visto in un video. La coppia, questo è preso. Devil Fruit, hanno già la mano aperta. È paura, la caramella non è... Beh, tutto, vuoi prendere anche la Coca-Cola? Sì, preso. Oh, guarda che bella sfera del drago, tieni Vale, non scherzo. Io mi stupisco che non abbiano fatto una serie tipo il Devil Fruit, ma fatti bene. E ma non è quello di... Questo che... è quello di Rubber. Tu sai, Andrea, che è quello lì che poi... No, quello che è diviso a metà. No, non poteva essere. Ci avevo impiegato 20 anni per... Poi ve lo spiego. Poi ve lo spiego. Nel video acquisti stasera ve lo spiego. Ci assomiglia molto, secondo me, ma... C'è il bicchiere di ferro di drago, il posterone di Dragon Ball ha 4 euro. No, voglio un poster di One Piece, come quello che abbiamo visto là, ma diverso. C'è Bleach, prenderò Naruto. C'è Bleach. Avevo detto, prendo... anche qui c'è... No, c'è Killer Re, c'è Killer School, per sbaglio sempre. Adesso magari prendo Killer School. Perché avevo detto, prendo... C'erano diverse stampe. Ho detto, ne prendo una, l'ho già presa a Tokyo. Ne prendo una a Osaka, una a Kyoto. Ma che bel gioco, che bella stampa. E... Vabbè, punterei in questo momento su Killer School. Yu-Gi-Oh! Sì. Beh, è venuto un bel video comunque, dai. Adesso magari c'è qualcosa che si vede non messo a fuoco eccetera, ma penso di aver fatto vedere un po' tutto. Vi faccio vedere poi i giochi, cosa sono? No, qui gli adesivi non mi interessa. La monete. Adesso poi vi faccio vedere.
canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook. Perfetto.